La prossima estate la bandiera blu tornerà a sventolare anche sul litorale di Martinsicuro. Dopo ben 8 anni di assenza, mancava infatti dal 2013, il comune ottiene nuovamente questo importante riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE e che premia le località turistiche e balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione e dei servizi offerti. È una bellissima notizia per tutta la comunità, una notizia attesa, frutta di anni e anni di lavoro congiunto da parte degli uffici comunali, che voglio ringraziare, l'ufficio ambiente, l'ufficio dei magni, tutti i miei colleghi amministratori che hanno lavorato tanto, una collaborazione importante col comune, con anche chi deve seguire i controlli, e quindi parlo della Capitaneria di Porto, parlo della Polizia Municipale, della Ruzzo Reti, c'è un lavoro veramente di rete che ha portato di anno in anno a un miglioramento di diversi standard che ci ha consentito di riottenere dopo tanti anni, insomma, un vessillo molto importante dal punto di vista turistico. In questi anni comunque l'affetto delle persone non è mai mancato, l'attaccamento anche ad un territorio, la qualità delle nostre acque è andata migliorando di anno in anno. Le problematiche degli anni passati erano comunque circoscritte e piano piano, insomma, siamo intervenuti sulle cause. Chiaramente questo per noi è un punto di inizio, non è un punto di arrivo, perché dobbiamo fare del tutto per mantenere questo riconoscimento, così come stiamo facendo con un altro riconoscimento ambientale importante, che è quella della certificazione EMAS. Un lavoro che certifica veramente la qualità ambientale del nostro territorio, ma che non ci deve far dimenticare che dobbiamo impegnarci tutti per migliorare la nostra città, i servizi alla nostra comunità, le nostre spiagge. Il lavoro da fare ce n'è tanto, ma ripartire con questo riconoscimento è importante per noi, per gli operatori turistici e per tutta la città.